Nell'intervista di prima abbiamo parlato con Gennaro e ci ha raccontato la sua storia e ha più volte citato il nostro caro amico Antonio Franco. Adesso è qui con me insieme all'imprenditore Patrizio Infante e insieme ci racconteranno come si sono conosciuti, come è nata la storia e l'opportunità che è stata data a Gennaro. Ecco, Gennaro si vuol dire che noi come associazione Scugnizzi lo consideriamo un eroe. Un eroe perché Gennaro è stato per noi il primo ragazzo che abbiamo proposto all'imprenditoria, quindi Gennaro aveva un carico enorme sulle spalle, quello là che se falliva Gennaro si falliva tutto il progetto Scugnizzi, quindi nel momento in cui, grazie anche alla cura degli educatori di Nisa, del direttore, nel momento in cui abbiamo presentato a Patrizio Infante Gennaro, abbiamo avuto un po' di paura perché comunque non si sapeva come andavano a finire la cosa, però noi credevamo sia nel progetto che nelle qualità di Gennaro e quindi ci siamo rivolti a Patrizio Infante per far sì che questa cosa potrebbe andare a buon fine. Il signor Infante in primis mi diceva che si poteva fare questa cosa, però in via amichevole, in via un'amicizia che ci lega tanti anni. Poi dopo un paio di mesi il signor Infante è venuto da me e mi diceva: Antò, il favore non te l'ho fatto io a te portando Gennaro qua, prendendo Gennaro, ma me l'ha fatto tu a me perché mi hai dato una persona eccezionale per la mia azienda. Quindi questo è Gennaro. E dopo Gennaro è venuto Daniele, è venuto Victor, è venuto Luigi, è venuto Giovanni e sono venuti tanti altri ragazzi, quindi tutti questi ragazzi che l'associazione Scugnizzi ha inserito in un contesto lavorativo dopo sono grazie ed esclusivamente a come è andata a finire la storia di Gennaro. Perfetto, adesso parliamo con l'imprenditore. Vabbè, ha già quasi detto tutto Antonio, però ecco, la paura quando abbiamo iniziato questa avventura, è inutile dirlo, in un ambiente come Napoli, noi come imprenditori sempre un pochettino così, c'è stata. Però devo dire la verità, veramente mi sono ricreduto di questa mia reticenza e come testimonianza vorrei essere testimone a altri colleghi imprenditori di intraprendere questo percorso per aiutare questi ragazzi, perché veramente Gennaro è stato una sorpresa per me e poi è stato anche un fatto veramente che è stato fatto dal cuore, quindi mi sono veramente sentito ripagato dallo sguardo di Gennaro quel giorno quando venne da me il primo giorno di lavoro. Il suo sguardo mi ha ripagato per tutto quello che è stato. Quindi perfetto. Quindi investire nei giovani ovviamente, ma investire in quei giovani che hanno avuto un momento di difficoltà. Quindi lei come imprenditore suggerisce agli altri imprenditori di seguire la storia, quindi chiameremo tutti il nostro caro amico. Certo. Che ci darà altri nominativi, altre persone, certo. La storia continua. È certo che la storia continua, come ti dicevo la settimana scorsa è partito un altro ragazzo per Firenze con i fratelli La Bufala, quindi noi non ci richiudiamo solo per la pizzeria e per il progetto di Finché c'è pizza c'è speranza, ma bensì l'associazione Scugnizzi è a 360 gradi, perché purtroppo di ragazzi che hanno delle brutte storie alle spalle ne abbiamo tante, quindi che altri imprenditori, io a Geppi Marotta, a Patrizio Infante, io li chiamo, dico sempre, il coraggio degli imprenditori coraggiosi, e un applauso a loro perché hanno avuto coraggio di credere in questi ragazzi e quindi sono stati ripagati. Perfetto, grazie, un saluto a tutti gli amici dell'Incazzato.